Buongiorno e benvenuti al primo dei tre appuntamenti con i talk di Cinema Classroom. Io sono Anna Ricciardi, responsabile per lo schermo dell'arte dei progetti per scuole e università. Cinema Classroom è un programma di film e conversazioni in streaming dedicato proprio alle scuole secondarie di secondo grado delle aree periferiche di Firenze ed è realizzato con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio Firenze nell'ambito di un bando che è Partecipazione Culturale. E saluto tutti voi, studentesse, studenti, docenti che avete aderito numerosi alla nostra iniziativa. Saluto in particolare tutti quelli che sono virtualmente presenti in questo momento sulla piattaforma Più Compagnia per questa live. Vi ricordo che i film sono disponibili on demand fino alle 23:59 di questa sera sulla piattaforma e come avrete avuto modo di scoprire in questi si tratta di 9 film del nostro archivio, dell'archivio dello schermo dell'arte, tra documentari sull'arte contemporanea e film d'artista, che ci hanno offerto degli spunti di riflessione non solo sull'opera di artisti contemporanei, ma anche su tematiche di attualità come l'ambiente, gli spazi pubblici e la comunità e diritti umani e legalità. E proprio a partire da questi spunti che abbiamo deciso di articolare le tre conversazioni in programma, quella di oggi, quella di lunedì 19 e quella di mercoledì 21, quella di oggi affronterà il tema spazi pubblici e ospite Stefania Crobe in collegamento Zoom con me. Ciao Stefania, buongiorno. Buongiorno a tutti, saluto tutte e tutti e ringrazio te e lo schermo dell'arte e la compagnia per avermi accolta. Grazie a te, per essere qui con noi, per aver accolto. È una ricercatrice presso il Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo, dove insegna pianificazione territoriale e svolge attività di ricerca sui temi di rigenerazione urbana, sulle funzioni e i processi di pratiche artistiche nella società. Inoltre, nel 2014 ha fondato SITI, Laboratorio di Immaginazione Urbana e Umana, un'organizzazione no profit che indaga il rapporto tra arte, spazio pubblico e territorio. Dunque, spazi pubblici e comunità è un tema che interessa spesso gli artisti e l'abbiamo visto in particolare in tre film in programma. Per citarli rapidamente, il progetto di JR Women Are Heroes, il Durham Project che ha visto come protagonista l'artista George Roos e un tema che chiaramente interessa anche progettisti, architetti, ingegneri, sociologi, antropologi e storici dell'arte ed è per questo che abbiamo chiesto a Stefania di affrontare questo argomento proprio a partire dalla sua esperienza. Prima di entrare nella conversazione, vi ricordo che avete a disposizione lo strumento della chat per interagire con noi, visto che avete già incominciato ad utilizzarla, quindi la trovate sulla vostra destra nella piattaforma, potete inviarci dei messaggi con riflessioni, commenti o domande per Stefania, che avrò io modo di leggere in diretta e di riportarle in diretta. Vi invito, se vi va, a indicare insieme al vostro nome anche la scuola, la vostra scuola. E entriamo quindi subito nel vivo, no, di questa nostra conversazione. Ho pensato di farti subito una domanda, Stefania. I film che ho citato prima hanno tutti documentato dei processi artistici che hanno coinvolto delle comunità, potrebbero essere pratiche partecipative. Ecco, a scuola si parla spesso di cittadinanza attiva, che è proprio uno degli obiettivi dell'educazione civica, intesa come partecipazione di tutti i cittadini alla vita pubblica, all'organizzazione politica e sociale. Quindi c'è un'idea, nella cittadinanza attiva di Stato non soltanto come istituzione, ma proprio come comunità. Ecco, quando si parla di riqualificazione e di trasformazione, di ecologia, in che modo possiamo avere un ruolo attivo nella trasformazione dello spazio sociale condiviso che abitiamo? Grazie Anna per l'interessante domanda.
E invito anche io i ragazzi ad intervenire, a fare domande di qualsiasi tipo, curiosità, perché mi piacerebbe proprio avere un loro riscontro. Allora, io faccio un passo indietro con una mia piccolissima nota autobiografica. Io, come dicevi, mi occupo, lavoro al Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo, ma ho una formazione umanistica. Io ho studiato storia dell'arte e mi sono occupata per molto tempo di progetti artistici nello spazio pubblico, quella che solitamente viene definita arte pubblica. E all'interno, diciamo, della grande famiglia dell'arte pubblica noi possiamo trovare declinazioni come ad esempio socially engaged art, quindi arte socialmente impegnata, arte art, ovvero un'arte che si basa, che si fonda, diciamo, il cui lavoro si fonda sull'interazione con la comunità. E per molto tempo mi sono occupata di questi argomenti, dopodiché ho deciso di fare un dottorato di ricerca, che nel campo della formazione, diciamo, è l'ultimo step formativo dopo la laurea, lo dico per i ragazzi che probabilmente, diciamo, non lo sanno, e ho deciso di studiare queste pratiche, le pratiche artistiche, quindi noi parliamo di un'arte che non è l'arte che solitamente siamo abituati a vedere dentro ai musei, ma parliamo di un'arte fuori dal museo, un'arte che si sviluppa nella città, nello spazio pubblico. E mi sono interrogata, facendo questi ulteriori studi, su quale ruolo questa tipologia di arte potesse avere nella costruzione della città, nella rigenerazione urbana, quella che noi solitamente conosciamo come rigenerazione urbana. Però l'ho fatto con un'attenzione particolare non al manufatto, all'artefatto, quindi mi immagino che i ragazzi conoscano opere d'arte nello spazio pubblico, quelle solitamente oggettuali, le sculture, ma mi sono interrogata sulle pratiche, ovvero su processi artistici che coinvolgono e interagiscono con le comunità di riferimento, proprio perché nella mia idea e nell'idea di, diciamo, una ricerca che si sta sviluppando sempre maggiormente in questa direzione, la città non è soltanto uno spazio fisico, ma è uno spazio sociale. La città è l'uso che se ne fa, la città siamo noi che in costante interazione con lo spazio fisico creiamo la città stessa. Ed è per questo che mi sono appunto dedicata alle progettualità artistiche nello spazio pubblico, ai processi. E noi in questi fantastici tre film che abbiamo visto abbiamo proprio cercato, abbiamo intercettato alcune delle declinazioni di quest'arte partecipata e partecipativa. Tutti e tre questi artisti che noi abbiamo conosciuto, J.R., George Luss, Thomas Hirschhorn, si sono dedicati appunto alla costruzione collaborativa di progettualità artistiche coinvolgendo la città, coinvolgendo i cittadini. E in questo senso noi possiamo dire che l'arte, quando esce fuori dagli spazi deputati, quando esce fuori dal museo, quando si contamina con gli spazi della città e con coloro che la città abitano, agisce come un dispositivo, uno strumento per creare comunità, per attivare la cittadinanza. Perché, come abbiamo visto proprio in questi tre meravigliosi progetti, l'opera d'arte si crea attraverso la collaborazione con questi abitanti. Anzi, in taluni casi, come in Gramsci Monument, sostanzialmente sono gli abitanti stessi che contribuiscono alla co-creazione di questo progetto artistico. E in questo senso noi possiamo dire che l'arte fuori dal museo, in un certo senso, ridefinisce lo spazio pubblico, come nell'opera di George Luss. Innesca processi di community engagement, che significa l'ingaggio, la partecipazione della comunità, come nell'opera di J.R.,
e soprattutto attiva dei processi di consapevolezza critica, nel senso che contribuisce alla crescita culturale della comunità, come nel caso del Gramsci Monument, perché in quel caso specifico l'opera d'arte è il processo artistico, il processo di crescita culturale che intorno, diciamo, a quell'installazione temporanea prende vita attraverso il confronto, la relazione, lo scambio di idee e così via. Non mi dilungo troppo perché spero che poi magari voi da queste piccole sollecitazioni cogliate delle curiosità. E ho visto che ci sono stati dei problemi di audio prima, forse dovuto un po' alla connessione alla rete, quindi spero che adesso vada tutto bene. E ad ogni modo, prima vi invitavo a scriverci nella chat riflessioni, domande, commenti che verranno letti in diretta. E Stefania quindi ci ha parlato un po' del concetto, no, di partecipazione e di comunità in relazione a delle pratiche artistiche. E vi ho accennato prima, introducendola, che oltre ad essere una ricercatrice è anche fondatrice di Citi. City suona come city in inglese, come città, ma in realtà si legge come si pronuncia, no? Quindi si scrive come si sente pronunciare, ed è un acronimo che sta per Social Innovation Through Imagination, quindi innovazione sociale attraverso l'immaginazione. Quindi dà l'idea, no, questo nome che è dato alla tua associazione, che l'immaginazione sia un qualcosa di molto potente. E nell'arte l'immaginazione è spesso un motore che permette di attuare delle trasformazioni. E nel caso del progetto di George Roos abbiamo visto quanto l'immaginazione dell'artista sia appunto il punto di partenza delle sue fotografie e poi delle sue installazioni, che hanno come soggetti privilegiati degli edifici abbandonati, degli spazi vuoti, ed è l'immaginazione che in qualche modo gli permette di trasformare questi spazi, di riempire dei vuoti e di forzare appunto questi spazi abbandonati. È quindi l'immaginazione che porta alla trasformazione, no, nell'arte. Tornando a Citi e parlando quindi di immaginazione, che cosa intendi per laboratorio di immaginazione urbana e umana, che è tra parentesi quadre, e come può l'immaginazione portare all'innovazione sociale? Bene, sì. Allora, faccio di nuovo un andirivieni con il mio percorso di ricerca e il mio percorso di vita anche. Allora, io, come vi ho raccontato, da storica dell'arte ho deciso di fare un dottorato in urbanistica. L'urbanistica è la disciplina che si occupa di costruire, di regolare, regolamentare la città, quello che accade nelle città. Allora, uno dei miei obiettivi principali era in realtà evidenziare come talvolta gli architetti, gli urbanisti che si occupano appunto tecnicamente di costruire la città, spesso agiscono non avendo chiara quello che è la società, quello che sono le vocazioni, i desideri delle comunità. Spesso le città vengono costruite con un progetto che cala dall'alto, costruito dentro gli studi degli urbanisti e degli architetti, e non ha una particolare aderenza con le esigenze, ma anche con le vocazioni e i desideri delle comunità, di coloro che abitano e che vivono tutti i giorni la città. Quante volte noi nelle nostre città abbiamo una percezione distorta, oppure viviamo in dei quartieri che non rispondono alle reali necessità, ad esempio la mancanza di spazi verdi, la mancanza di occasioni di socialità. Spesso, soprattutto in alcuni quartieri, ci sono dei grandi palazzoni dove manca l'interazione sociale. Allora io mi sono interrogata su come in realtà sostanzialmente la città potesse essere costruita attraverso l'immaginazione, attraverso l'arte, ovvero rimettendo in moto la capacità immaginativa degli abitanti. Perché gli abitanti possono essere motore di un processo di trasformazione urbano,
le città si modificano e mutano anche quando non ci sono gli architetti, ma si modificano attraverso l'uso che se ne fa. Se noi pensiamo ad esempio all'occupazione nello spazio pubblico, spesso i ragazzi si ritrovano non nei luoghi che sono stati costruiti per incontrarsi, ad esempio un parco, ma si incontrano magari nei luoghi più impensati, si incontrano sopra le scale di un muretto di un palazzo. Quindi noi vediamo come in realtà spesso la progettazione della città non risponde alle reali esigenze delle comunità. C'è quasi una discrasia. Allora io mi sono immaginata di utilizzare l'arte come esperienza sensibile per attivare dei processi di conoscenza della città e di costruzione, di trasformazione, e attraverso SITI, che è appunto acronimo di Social Innovation, perché la città si costruisce attraverso un processo di innovazione sociale che parte dal basso, dalla comunità, dalla gente, e insieme alle scuole, insieme agli attori del territorio, abbiamo attivato una serie di progettualità che appunto rientrano in questo grande contenitore di siti, dove l'immaginazione sostanzialmente è un metodo che noi utilizziamo per conoscere la città e per trasformarla. Se andiamo un pochino più sul concreto, mi piacerebbe farvi vedere alcune immagini e parlarvi magari di un progetto che abbiamo attivato con la scuola di Priverno. Certo. Questo progetto si chiama CAP 04015, che è l'acronimo di codice avviamento cioè nel senso CAP è il codice avviamento postale, nel nostro caso era Co-Creation Art Project, ovvero un processo di co-creazione artistica che noi abbiamo messo in piedi insieme ad una scuola del territorio e precisamente ad un liceo artistico. E insieme vi faccio vedere, se posso, alcune immagini, Anna. Certo, sì. Condivido il mio schermo. Allora, ok. Vedete, scorro semplicemente molto velocemente le immagini. Noi insieme ai ragazzi abbiamo iniziato questo progetto triennale, dove nel primo anno ci interrogavamo sul ruolo dell'arte nello spazio pubblico, sul ruolo della comunità e delle comunità come motore di cambiamento. Ci interrogavamo su come l'arte e la percezione sensibile, l'esperienza sensibile potesse essere utilizzata per conoscere la città. E quindi abbiamo iniziato a fare una serie di esercizi immaginativi con i ragazzi, uscendo fuori dalla scuola, iniziando ad attraversare la città a piedi per cercare di conoscerla sotto diversi punti di vista. E questo in realtà non è stato per niente scontato, nel senso, noi siamo abituati a percorrere le nostre città in maniera anche molto distratta e spesso non ci rendiamo conto di come in realtà guardare con altri occhi possa in qualche modo cogliere delle potenzialità che spesso rimangono sopite. Quindi noi, attraverso il camminare, che in questo processo è diventato quasi una pratica estetica ma anche una pratica conoscitiva, abbiamo cercato di individuare insieme ai ragazzi dei luoghi che nella loro percezione risultavano bisognosi di cura, bisognosi di rigenerazione, necessitavano di essere rioccupati e reinventati creativamente. E quindi siamo andati a fare, diciamo, delle esplorazioni cercando di capovolgere il punto di vista dello sguardo, e abbiamo utilizzato ad esempio dei grandi cuscini che abbiamo costruito attraverso il laboratorio, quindi abbiamo autocostruito questi grandi cuscinoni con della paglia, e attraverso un'azione che si chiama proprio sit-in, ovvero la volontà di prendere posizione nello spazio pubblico, abbiamo esplorato diversi punti della città.
poi ci siamo fermati in un posto specifico e insieme ai ragazzi abbiamo deciso che questo posto, che era la pista di pattinaggio della città e che solitamente veniva considerata un luogo pericoloso dai più, in realtà noi ci siamo resi conto che questo era un luogo identitario per i ragazzi, per gli adolescenti. E quindi abbiamo creato dei grandi stencil, come avete visto nella foto precedente, e abbiamo realizzato poi questa grande installazione temporanea, perché semplicemente abbiamo colorato la pavimentazione della pista di pattinaggio dopo un'azione di pulizia collettiva, dove abbiamo coinvolto anche la cittadinanza. Ma questo semplicemente per fare un gesto simbolico di riappropriazione. Per dire che quel luogo non era un luogo pericoloso, non era un luogo da temere, ma era un luogo da abitare. Perché spesso i luoghi si trasformano semplicemente attraverso lo stare, il posizionarsi nello spazio. Un luogo che appare pericoloso, in realtà laddove c'è un presidio permanente di presenza, perde quella sua connotazione di pericolosità. Altri esempi, abbiamo creato un'urna dei desideri, a partire da una sollecitazione che è la città che sogno, desidero, immagino, i ragazzi hanno scritto dei pensieri. Dopodiché questi pensieri sono stati inseriti in un'urna trasparente che ha fatto un po' il giro della città, ha sostato per un periodo dentro al Museo Archeologico di Priverno, ha sostato in altri posti e alla fine di tutto, quindi avendo dopo raccolto i desideri dei ragazzi, ma anche i desideri degli adulti sostanzialmente, sono state estratte delle parole chiave, delle parole che i ragazzi ritenevano, diciamo, ritenevano importanti, che erano quelle parole che manifestavano i loro desideri di città. E quindi siamo andati a realizzare una grande installazione collettiva con delle parole che i ragazzi sentivano proprie. Loro desideravano una città creativa, una città dove ci fosse festa, desideravano una città viva, una città verde, una città civica e parallelamente hanno estratto una frase che abbiamo incollato sulla pavimentazione del centro storico di Priverno, creando una poesia urbana. Queste parole che compongono la frase "Immagino un arcipelago, confini attraversabili, ponti d'incontro, una città dove aprire porte, camminare, guardare, fare domande, perdersi per ritrovarsi e approdare", si sono sviluppate nel centro storico e sono andate a posizionarsi proprio davanti a alcuni punti specifici che sono quei locali abbandonati, sottoutilizzati, in uno stato di degrado che i ragazzi avevano precedentemente mappato e per i quali avevano provato ad immaginare delle progettualità capaci di riaprirli. Allora, capite bene come allora noi, attraverso queste sperimentazioni, questi esercizi immaginativi, in realtà abbiamo fatto urbanistica. Nel senso che siamo andati a mappare lo stato di abbandono del centro storico di Priverno, che è un paesino, forse mi sono dimenticata di dirvi dov'era che si sviluppava questo progetto, che è Priverno. Siamo andati quindi a mappare lo stato di abbandono dei luoghi, siamo andati attraverso l'arte a riportare l'attenzione su questi luoghi. Siamo andati a inventarci delle possibili progettualità per riportare la vita in questo stato di degrado. Quindi, capite? E naturalmente in questo processo collettivo siamo andati a sviluppare delle forme di apprendimento reciproco, dei processi si vengono definiti dei processi di empowerment, di capacitazione, dove i ragazzi
sono usciti fuori dalla scuola, sono usciti nella città e in questo uscire da, diciamo, dai confini della scuola hanno cercato di apprendere in maniera differente. Mi fermo perché magari poi ci ritorniamo. Sì, in effetti se ci sono domande, appunto, anche mentre Stefania sta parlando, se volete farle delle domande specifiche su questo progetto, vi invito comunque a scriverci nella chat, come dicevo prima. È un progetto molto interessante. Priverno è la tua città d'origine, il tuo paese d'origine nella provincia di Latina, giusto? Sì. È un progetto di comunità, come dicevi prima, il progetto si chiama CAP 04015, un progetto di co-creazione artistica, ed è un percorso, è stato un percorso educativo e formativo per conoscere e progettare collettivamente e creativamente la città. All'interno di questo progetto si è inserito anche un altro progetto, potremmo dire un sottoprogetto, che si chiama Cultura al Capolinea, Inside Out Project, che è stato realizzato proprio in collaborazione con uno degli artisti protagonisti dei film in programma, e cioè JR. E anche in questo caso questo progetto ha coinvolto due scuole del territorio, giusto? Ce ne vuoi parlare e ci vuoi dire un po' com'è nata questa esperienza e come è stata sviluppata? Allora, sì, esattamente. All'interno di CAP 04015, questo progetto che è durato per 3 anni, quindi insomma non poco, si inseriva in quello che viene definito PTOF, il Programma Triennale di Offerta Formativa. E all'interno uno degli esercizi immaginativi attivato con i ragazzi è mapping, community mapping, l'arte di fare comunità attraverso l'arte tra contemporaneità e memoria. Allora, noi con i ragazzi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato non di inventare cose nuove. Spesso si pensa che l'arte contemporanea debba creare qualcosa di totalmente nuovo e contrastante con l'esistente. Invece noi abbiamo cercato, attraverso l'arte, di andare a riconnettere la memoria storica e la tradizione di Priverno, che è un piccolissimo paesino nella periferia territoriale diciamo che si situa tra i Monti Lepini, quindi rientra proprio in quello che viene definito una periferia territoriale, un luogo sostanzialmente decentrato rispetto a Roma e rispetto sostanzialmente ai centri di interesse culturale. Allora, noi abbiamo cercato di ribaltare questa dicotomia, riportando la periferia al centro attraverso l'arte, e attraverso questo progetto specifico abbiamo utilizzato l'arte come strumento per creare un legame con il passato. Da qui abbiamo chiesto agli abitanti di Priverno di raccontarci attraverso delle foto quella che era la città del passato, e quindi abbiamo scoperto come la città si è modificata nel tempo. Abbiamo colto attraverso le foto, ma anche attraverso i racconti degli abitanti, l'evoluzione urbanistica e sociale di Priverno dagli anni 30 ai giorni nostri. Quindi abbiamo raccolto queste foto. Ma a noi non ci interessava solo il passato, ma anche il presente. Viviamo nel presente e indaghiamo il presente. Quindi abbiamo chiesto anche agli abitanti che man mano incontravamo in questi percorsi di farsi fotografare. Da qui abbiamo raccolto circa 240 foto di abitanti di Priverno. Queste foto si sono inserite poi in un progetto planetario di arte contemporanea che è proprio Inside Out Project di JR, che voi ben conoscete. JR utilizza queste grandi installazioni attraverso delle foto giganti, perché misurano 1,20 m per 1 m, per riportare la luce
nelle periferie territoriali di tutto il mondo, lo ha fatto nelle favelas del Brasile, lo ha fatto in Cambogia, abbiamo visto nel film i vari passaggi, ma non solo, Inside Out Project rende attraverso proprio una perdita di autoreferenzialità del progetto artistico, consente a chiunque di divenire parte di questo grande progetto collettivo. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiamato JR e gli abbiamo chiesto di poter fare Inside Out Project. Quindi lui si è fatto spedire queste nostre immagini e ce le ha stampate e ce le ha restituite. Dopodiché noi ci siamo attivati per fare una grande installazione collettiva. Ma dove l'abbiamo fatto? L'arte anticipa i tempi, l'arte in un certo senso riporta luce laddove c'è buio, l'arte ha la capacità di riportare l'attenzione su alcune tematiche anche di interesse sociale. Allora noi per fare questa installazione abbiamo deciso, attraverso sempre una concertazione collettiva, di farla in un luogo che gli studenti del liceo artistico di Priverno riteneva bisognoso di una rigenerazione. Abbiamo scelto un luogo che è il capolinea degli autobus, le autolinee. Allora, questo luogo è un grandissimo edificio di cemento realizzato negli anni Ottanta che aveva l'obiettivo negli intenti di collegare la parte bassa della città alla parte alta. Priverno è una piccola collina. Cos'è successo? L'intervento architettonico si è rivelato totalmente fallimentare in un certo senso, perché quel grandissimo ammasso di cemento in realtà è un luogo tetro, buio, pericoloso, che nessuno attraversa. Ci sono delle scale che collegano città bassa e città alta, ma sostanzialmente nessuno utilizza perché è ritenuto pericoloso. Allora noi che cosa abbiamo fatto? Di nuovo l'arte ci serve per ribaltare i punti di vista. Abbiamo cercato di riportare l'attenzione attraverso un'installazione di tipo artistico per coinvolgere anche l'amministrazione pubblica a ripensare la funzionalità d'uso di quello spazio. E ci siamo e abbiamo realizzato questa installazione appunto che si chiama Cultura al Capolinea, dove il capolinea in questo senso è il punto d'arrivo ma anche il punto di partenza per ripensare la città attraverso l'arte e la cultura. Chiederei ai nostri tecnici di mostrarvi il video che abbiamo realizzato e che racconta l'iniziativa. Sì, grazie. Allora aspettiamo che venga mandato questo video. La professoressa Romero, beh. Benissimo. Abbiamo visto quindi queste immagini di Inside Out Project a Priverno
Quindi è possibile quindi che JR arrivi nelle comunità anche se non invitato da un'istituzione culturale, ma proprio da una comunità, quindi interessante. Tra l'altro c'è il sito proprio di Inside Out Project con le istruzioni. Funziona la richiesta di partecipazione a questo progetto? Scusa Anna, è partito un attimo l'audio, puoi ripetere la domanda? Sì, che dicevo, esiste proprio il sito, no, di Inside Out Project, dove ci si può registrare per attivare questo progetto. Come funziona proprio nello specifico questa procedura? È molto facile, nel senso che noi, cioè, non abbiamo avuto nessun tipo di difficoltà. Siamo andati sul sito, c'è un'email a cui rispondono immediatamente raccontando il nostro progetto, cercando di spiegare le ragioni perché per noi era importante entrare a far parte di Inside Out Project, perché dava rilievo ad un processo che era già in atto sostanzialmente. E quindi molto semplicemente loro ci hanno risposto, abbiamo iniziato questo scambio di mail e non avevamo una grande istituzione alle spalle, anzi è un gruppo, Siti tra l'altro oggi è un'associazione culturale, ma inizialmente era costituita come gruppo informale, quindi tra persone che si sono messe insieme e hanno deciso di agire attivamente nella propria comunità per modificarla, per trasformarla in senso positivo. Per essere parte di un cambiamento, ognuno di noi può essere parte del cambiamento attraverso anche delle micro azioni, dei micro spostamenti di senso. Quindi non dobbiamo pensare che qualsiasi cambiamento debba necessariamente arrivare dall'alto. Noi siamo parte della comunità e anche attraverso un gesto simbolico come quello che abbiamo fatto di pulizia collettiva di uno spazio e di cura di uno spazio che sentivamo nostro, ci siamo resi parte attiva di una comunità. Quindi un po' quello che dicevamo all'inizio, no? Anche sul concetto di cittadinanza attiva, sull'essere dei cittadini insomma attivi e partecipi nella vita pubblica e di attivare delle trasformazioni negli spazi che condividiamo, pur non essendo dei tecnici necessariamente o dei progettisti e architetti, ma anche semplicemente essendo degli studenti, dei cittadini in formazione o dei cittadini comuni. Ti leggo qualche commento. Rebecca ci scrive che sarebbe bello riproporre questo progetto a Firenze. Tra l'altro Firenze ospita in questo periodo la ferita su Palazzo Strozzi di Geano. Esatto, proprio un'installazione su una delle facciate di Palazzo Strozzi, e probabilmente i ragazzi che ci stanno seguendo avranno avuto modo, passeggiando nelle strade del centro, è vero che siamo in zona rossa, fino a ieri eravamo in zona rossa, quindi però se non l'hanno vista dal vivo probabilmente avranno avuto modo di vedere le fotografie che stanno girando in rete, sui social in queste ultime settimane. Quindi sì, JR in realtà è anche arrivato qui a Firenze, invitato da Palazzo Strozzi. Io invito i ragazzi veramente ad essere parte attiva, perché non è così difficile intercettare degli artisti. Non dobbiamo vedere come qualcosa di lontanissimo da noi. Infatti ti dico subito, Stefania, c'è un'altra domanda da un utente, non si firma. Ci scrive: ma se un gruppo di ragazzi avesse un'idea per un intervento artistico simile, a chi potrebbe rivolgersi? Da dove si parte? Allora, io nel senso, ci si può auto-organizzare, come anche i giovani possono auto-organizzarsi come associazione. Ma io invito anche a discutere di queste progettualità con i propri insegnanti. La scuola è territorio, la scuola non è qualcosa di distante dal territorio, ma è l'elemento centrale, perché forma i cittadini di domani, cioè di oggi e di domani. Quindi sostanzialmente uscire fuori dalla scuola è
un processo politico con la P maiuscola, ovvero un processo di presa di consapevolezza e di possibilità. L'arte, io dico sempre che l'arte forse non ha proprio questo ruolo di rigenerare, perché spesso si attribuisce all'arte un potere di salvezza che in realtà da solo non può avere, ma l'arte ha il grandissimo ruolo di rendere generative le persone, generativi i luoghi. Quindi attraverso questo processo di crescita collettiva si può agire in maniera responsabile nella propria società. Attraverso delle azioni che sono artistiche, sì, ma sono fortemente radicate nella società. Altri esempi, noi abbiamo costruito una biblioteca che si occupa di arte, spazio pubblico e territorio, e lo abbiamo fatto attivando delle relazioni. L'arte crea relazioni. Abbiamo chiesto agli abitanti e poi abbiamo chiesto ad una serie di case editrici, ricevendo anche molti no, di donarci dei libri che si occupavano di arte, spazio pubblico, architettura, territorio. Da lì abbiamo raccolto 2000 volumi che sono a disposizione oggi della comunità. Questa biblioteca si chiama Leggere Città o Leggere Città, come dire, a seconda dell'accento che si vuole dare. Ed è proprio l'obiettivo quello di creare degli spazi di relazione. Noi spesso oggi siamo bisognosi, soprattutto oggi che per lungo tempo siamo stati isolati. In questo periodo si spera post-pandemico, ancora non siamo proprio nel post, ma si spera di arrivarci prontamente, abbiamo bisogno di relazionalità, di creare spazi di relazione. E allora l'arte in questo senso serve a creare degli spazi di incontro, serve a creare dei processi di crescita collettiva, di empowerment. Serve in un certo senso aiuta la forza sociale ad esprimersi, ad esprimere i propri desideri, ad esprimere le proprie urgenze, i propri problemi anche. Certo, ok. Allora, io continuo ad invitarvi a farci domande, a scrivere nella chat. E, ripensando un po' ai film, no, che abbiamo proposto in programmazione, all'inizio li ho citati, quello su George Roos e il Durand Project, quello su JR e anche quello su Thomas Hirshhorn. Parlando sempre di comunità e di immaginazione, mi viene in mente che non soltanto sia stata, nel caso di George Roos, l'immaginazione dell'artista a portare a una trasformazione fisica di edifici abbandonati e quindi a riqualificare questi tre edifici abbandonati nella cittadina di Durham, ma anche lì l'intervento, l'input è partito dall'immaginazione di due cittadini, di una coppia di cittadini, un imprenditore e sua moglie architetto, che hanno deciso di invitare quest'artista da appassionati delle sue opere. L'artista ha accettato l'invito e da lì si è venuta a formare una vera e propria comunità attorno a questo progetto, e anche in maniera inaspettata, c'è stata una partecipazione inaspettata, quindi oltre 200 volontari che hanno addirittura fatto delle turnazioni per poter affiancare l'artista nel suo lavoro e portare avanti questo progetto. Quindi mi viene da pensare che sì, effettivamente non bisogna per forza aspettare che l'intervento, le azioni partano dall'alto, ma spesso può essere anche proprio la nostra immaginazione un motore potente, no, per attivare delle trasformazioni che in questo caso sono state sia fisiche proprio all'interno di questi edifici, ma anche sociali, no, perché si è creato un fortissimo senso di comunità attorno a questo progetto. Arriva un'altra domanda. Spesso l'alto va soltanto sollecitato, Sì. anche perché noi in quanto practitioners, in quanto praticanti, tradotto malamente in italiano, possiamo andare a cambiare le politiche.
Spesso i grandi movimenti di trasformazione, di rivendicazione dei diritti sociali sono partiti dal basso, sono partiti dal mettersi insieme delle persone. Certo. Allora, sempre in riferimento ad alcuni dei film che abbiamo appunto messo in programma, abbiamo citato George Roos, abbiamo parlato di J.R., in riferimento invece a Gramsci Monument, che racconta la realizzazione di un'opera dell'artista svizzero Thomas Hirschhorn in uno spazio urbano, che si tratta appunto di un monumento, di un'installazione temporanea dedicata ad Antonio Gramsci all'interno del quartiere Forest Houses di New York, nel Bronx. Abbiamo visto che il monumento è stato realizzato insieme agli abitanti del quartiere, che hanno lavorato con regolare contratto insieme all'artista per diversi mesi. Ecco, il film mostra e documenta non solo, se vogliamo, gli aspetti più belli e gratificanti di questa operazione, ma anche dei momenti conflittuali tra l'artista, che insegue una sua idea specifica di arte, e i residenti, o anche tra singoli residenti o tra gruppi di residenti. Nella tua esperienza ti è capitato di trovarti di fronte a situazioni conflittuali, e se sì, in che modo sono stati affrontati e gestiti i conflitti? Allora, sì, e tra l'altro io trovo Gramsci Monument un progetto di estremo interesse, perché esce prima di tutto fuori da una retorica del bello. Nel senso, noi siamo abituati a intendere l'arte come qualcosa di bello oggettivamente, ma in realtà non è così. L'arte attiva una sensibilità estetica che è la capacità, diceva Ranciere, un filosofo, di saper pensare le contraddizioni. L'arte, attraverso il sentire, ci invita a prendere una posizione, ad esprimere il nostro consenso ma anche dissenso. E nel caso di Gramsci Monument lo abbiamo visto, sono sorti dei conflitti, ma il progetto artistico ha accolto il conflitto è parte della nostra vita, non lo dobbiamo reprimere, ma lo dobbiamo esprimere e rinegoziare nel dialogo. Quindi nel caso di Gramsci Monument abbiamo visto come l'artista non perde la propria autoreferenzialità, il proprio, diciamo, la propria idea rispetto alla realizzazione finale dell'opera, ma attiva attraverso delle discussioni, attraverso un dialogo, delle posizioni, delle opinioni, chi si esprime a favore ma anche chi si esprime contrariamente. Abbiamo visto come sono sorti dei litigi anche, ma è molto interessante perché Gramsci Monument si rifà proprio al pensiero di Antonio Gramsci, il cui libro principale è Odio gli indifferenti. Quindi quello che l'arte simbolicamente vuole attivare in questo senso è una risposta, una consapevolezza critica rispetto a quello che ci succede intorno. Nel caso di Siti e nel caso di queste nostre progettualità co-creative sono sorti un sacco di conflitti, perché naturalmente siamo personalità diverse con delle storie differenti, delle storie anche culturali differenti. Quindi il conflitto va rinegoziato attraverso il confronto e attraverso l'accoglienza di queste differenze. La pluralità è un qualcosa da valorizzare, non da nascondere o reprimere. Quindi sostanzialmente nel caso di progettualità di tipo partecipativo, noi non possiamo pensare che tutto fili liscio, ma la bellezza di queste pratiche sta proprio in questo attivare un dialogo, un confronto, che è proprio quella consapevolezza che ci permette di essere nuovamente dei cittadini attivi, responsabili e consapevoli.
Forse potremmo dire che è proprio in questi piccoli conflitti che il progetto si esprime al meglio, no? Che funzioni, perché effettivamente nella partecipazione c'è anche conflitto, c'è scambio di opinioni e non c'è semplicemente l'accettazione, nel caso di Gramsci Monument, della volontà di un artista, ma anche rispondere e esprimere appunto le proprie opinioni, anche se contrastanti, se differenti. Faccio un piccolissimo esempio. A New York negli anni 70 Richard Serra fece Title Arc, che era una grandissima installazione, un arco in ferro che fu inserita nel bel mezzo di una piazza, in un certo senso bloccando il punto di vista dei passanti. Allora ci fu una grandissima mobilitazione cittadina per la rimozione di quell'opera d'arte che non rispondeva alle esigenze della città, della comunità. Quell'opera fu alla fine rimossa e l'artista Richard Serra non considera quell'opera, quel progetto un fallimento, ma ritiene proprio che nel momento che la sua rimozione attraverso la mobilitazione collettiva dei cittadini è proprio il punto più importante di quella progettualità, perché ha mosso, ha trasformato creando dissenso. Benissimo. Allora ti riporto alcune domande. La prima è: lei che cosa pensa della street art e degli angeli del bello che spesso cancellano delle vere e proprie opere d'arte? Quindi gli Angeli del Bello è una fondazione di partecipazione che coordina progetti e azioni di volontariato urbano per migliorare il decoro e la bellezza delle città, e quindi spesso andando anche a cancellare, no, delle vere e proprie opere di street art. Che cosa ne pensi di questo? È stato un allievo a fare questa domanda? Non c'è scritto, non c'è la firma. Allora, sono molto contenta perché tocca un punto fondamentale. E mi rifaccio anche all'esempio che vi ho riportato prima rispetto a quell'operazione, diciamo, di pulizia che noi abbiamo fatto. Allora, ci tengo a specificare che in realtà quell'atto non voleva essere, diciamo, un processo di decoro urbano. Perché, allora, personalmente, per quanto mi riguarda, io sono molto scettica rispetto a questi monumenti di retake, di pulizia, dove sostanzialmente i cittadini agiscono per un'opera di rimozione, perché la rimozione di una scritta spesso si traduce nella rimozione dei clochard, dei senza tetto, nella rimozione dello sporco. Allora, siamo tutti d'accordo che vorremmo delle città pulite, delle città belle, ma sostanzialmente spostando il problema, tra virgolette, non si risolve il problema. Quindi tutti quei movimenti che inseguono un'idea di decoro urbano, tra l'altro con dubbie scelte, una di queste operazioni portò addirittura alla creazione di panchine che avevano, noi sappiamo benissimo come è fatta una panchina, avevano creato degli spazi divisori all'interno di una panchina per non permettere ai senza tetto di dormire, in nome del decoro urbano. Allora, noi capiamo bene come può essere pericolosa questa idea del decoro, perché non permettere a un uomo che non ha una casa di dormire su una panchina è una violenza inaudita in nome di un'idea di bellezza. Altro tema, la street art. Allora, la street art nasce, se noi andiamo a ritroso nel tempo, come un movimento di contestazione. Se noi pensiamo alla street art americana con Keith Haring e tantissimi altri esponenti di grande spessore. Oggi la street art viene spesso utilizzata come un decoro,
portiamo l'arte nelle periferie e si procede con la street art. Allora, ci sono opere di notevolissimo valore, per carità. Io personalmente non sono una grande amante, ma ci sono delle opere di grandissimo valore. Ma io credo che non basti dipingere un muro per rigenerare le periferie. Quindi questo rientra in quel marketing territoriale di cui spesso si fanno portavoce le amministrazioni pubbliche, ma anche associazioni di cittadini, dove sicuramente anche forse con dei buoni intenti tentano di rigenerare attraverso l'arte, utilizzando la street art, dipingendo un muro. Allora io credo che non basta, non può bastare. Rigenerare vuol dire rendere rigenerativi, allora in contesti periferici, che sono periferici perché qualcuno li ha resi periferici, sono periferici perché mancano servizi. Nelle idee di questi grandi complessi periferici costruiti principalmente negli anni 70, probabilmente anche a Firenze ci saranno, l'idea era quella di costruire delle edilizie economiche e popolari con dei servizi. Questi servizi in molte occasioni non sono mai stati creati. Allora io credo che meglio una biblioteca che una street art, meglio un asilo che una street art, ma per asilo, per biblioteca posso anche immaginare una biblioteca domestica, dove dei cittadini si mettono insieme e nell'androne di un palazzo creano una biblioteca pubblica. Sì. Ti interrompo perché allora intanto siamo più o meno a conclusione dell'intervento. Qualcuno mi scrive che dovrà scollegarsi entro le 11.45. Ti leggo questo commento di Gemma che ci scrive: anche alcuni di noi con dei professori e altri ragazzi tedeschi e olandesi stiamo facendo una cosa simile per un progetto europeo su un quartiere di Firenze. Si riferisce però forse a qualche progetto legato allo spazio urbano. A questo punto siamo curiosi di sapere di che tipo di progetto sta parlando, e quindi se vuole darci maggiori indicazioni, oppure l'insegnante con cui sono più a diretto contatto, se vuole poi condividere questa esperienza, saremo felici di conoscere, di avere più notizie a riguardo. E poi ci scrive Anita: JR nel documentario dice che fotografa le donne perché pensa che vedendo come stanno loro si possa capire come sta il paese. Che cosa intende? Allora, le donne nell'opera di J.R., lo abbiamo visto, sono il motore di questa... La donna dà la vita, e guardare allo stato delle donne in un certo senso rispecchia lo stato di una società, perché spesso le donne sono anche... Nel caso specifico di Giada, in quei contesti considerate e messe in un secondo piano rispetto ad rispetto alla società. In alcuni casi sono dimenticate. Noi già soltanto nella nostra di società in Italia, in questo periodo pandemico, se andiamo a guardare agli effetti della pandemia, abbiamo visto che a pagarne di più le conseguenze sono le donne, che hanno dovuto abbandonare il proprio lavoro per badare alla famiglia. Allora questo significa che non c'è una parità di genere, e allora rimettere al centro la figura femminile significa rimettere al centro una problematica sociale importante, che è una problematica di tutti, perché creare una parità di genere in termini sotto vari punti di vista è fondamentale, da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista sociale e quant'altro. Spesso, adesso nel caso specifico di JR, ma anche se noi guardiamo alla cronaca di tutti i giorni, ad esempio, vediamo come ci sia un'altissima percentuale di violenza sulle donne.
di violenza domestica, e queste sono tematiche che vanno affrontate. E se noi pensiamo ad un bellissimo progetto artistico che si chiama Zapatos Rojos, che è un'installazione nata in Messico ma poi esportata in tutto il mondo, ovvero un'installazione che il giorno della lotta al femminicidio abita tutte le molte piazze d'Italia con scarpette rosse. Sicuramente l'avete vista in qualche occasione. Allora, quello è un gesto simbolico che riporta l'attenzione sulla necessità di rimettere la donna al centro delle società. Viviamo in una società ancora molto patriarcale. Allora, ribaltare questo punto di vista è fondamentale. J.R. lo fa con la fotografia. Nella scena iniziale inquadra una donna che sta per partorire. Quindi è molto forte quelle immagini, ma ci dà conto di questa generatività. Sì. E l'arte può aiutare a fare questo. Arriva un'altra domanda, ecco, più che una domanda è una riflessione che ci riporta anche a degli esempi concreti di street art qui a Firenze. Ci scrivono: nel quartiere dell'Isolotto a Firenze uno street artist che è Iorit ha riprodotto un volto di Gramsci sul lato molto grande di un palazzone di periferia, un intervento che davvero abbellisce con un riferimento culturale importante come Gramsci. Tra l'altro ha realizzato sempre qui a Firenze anche il murale dedicato a Nelson Mandela, quindi questo è sicuramente un riferimento a degli esempi concreti anche nella nostra città. Ci arriva poi anche una domanda che però è su Ai Weiwei, quindi a questo punto io vi invito a riproporcela invece in occasione del secondo talk, che è quello che sarà in relazione ai diritti umani e alla legalità, che si terrà lunedì alle ore 15. In cui sarà presente invece Justin Randolph Thompson, che è un artista, un educatore e cofondatore di Black History Month Florence. E direi che a questo punto possiamo concludere la nostra conversazione. Io a questo punto mi presento adesso, perché credo che all'inizio ci siano stati un po' di problemi di connessione di audio, ho visto un po' in ritardo, quindi forse si è persa la parte introduttiva in cui mi presentavo e ti presentavo. Io sono Anna Ricciardi e sono referente del progetto Cinema Classroom per lo Schermo dell'Arte, e con noi oggi c'è stata Stefania Crobbe, ricercatrice presso il Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo e fondatrice di City, laboratorio di rigenerazione urbana e umana, e ci ha parlato appunto di spazi pubblici e comunità. Io ti ringrazio tantissimo, Stefania, del tuo intervento di valore e del contributo che ci hai dato oggi, e ringrazio tutti gli studenti, le studentesse e i docenti che si sono collegati, sono più di 115 persone, quindi vi ringrazio di questa partecipazione. Vi ricordo che potete continuare a guardare i film fino alle 23:59 di questa sera, sempre sulla piattaforma Più Compagnia. E vi do quindi appuntamento agli altri due talk, quello di lunedì pomeriggio alle 15 e di mercoledì 21 sempre alle ore 15. Io ringrazio tutti voi e invito i ragazzi, se hanno ulteriore curiosità, ad andare a vedere la pagina City www.citylab.org. Magari andando a curiosare anche sulla nostra pagina Facebook ed Instagram, e se hanno qualsiasi altra ulteriore domanda possono scrivermi a stefania.crobe@unipa.it oppure a info@citylab.org. Sono a disposizione anche per accompagnarli magari nella costruzione di progettualità che loro insieme, mettendosi insieme, vogliono realizzare. Bene, allora ancora grazie anche per la tua disponibilità nei confronti dei ragazzi che ci hanno seguito e che continueranno a seguirci. Grazie e vi do appuntamento a lunedì pomeriggio. Buona giornata a tutti. Arrivederci.